Mi trovo sempre a Perito in occasione dell'ultima sera della 40ª edizione della festa nel bosco organizzata dalla Proloco di Perito in collaborazione con il patrocinio del comune di Perito. Inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. No, io vengo da Salerno. E no, assolutamente bella e ben organizzata, questo senza alcun dubbio. Ma per me è una sagra bellissima. Sono emozionata e porto sempre le mie amiche, quindi... però quest'anno devo dire è organizzata molto molto bene, mi rispetto le norme almeno per quello che ho potuto vedere e bello, un po' di movimento ci voleva in questo periodo un po' buio. Sì, fortunatamente è stato fatto tutto quanto rispettando sempre le norme del Covid e certamente ciò che è avvenuto oggi è sicuramente inferiore rispetto a quello di 2 anni fa, perché tutte le sere, 2 anni fa finivamo sempre all'1, all'1:30, alle 2, invece mo' questa penso che sia l'unica sera in cui penso faremo mezzanotte e mezza luna. E secondo me, nonostante questa cosa possa portare magari ad avere meno gente, meno persone, quindi anche meno incassi, comunque l'importante è che tutto quanto sia fatto bene, perché comunque se non era fatto bene la gente comunque non veniva. Quindi. Allora, vengo da Napoli e il giudizio è veramente eccellente, soprattutto per il castrato, molto buono, e tutto bello, l'ospitalità, insomma pure l'ambiente, bellissimo veramente. Cavatelli alla boscaiola, le melanzane buonissime, patatine, vabbè, e poi che ho preso più? Ah, l'antipasto, buonissimo. E sicuramente è stato un anno particolare perché la pandemia purtroppo non è ancora alle spalle, però come abbiamo detto la volta scorsa volevamo ripartire perché ci sentivamo che era giunto il momento di ritornare alla festa nel bosco e quindi il bilancio sicuramente è positivo. Siamo partiti con qualche presenza in meno nelle prime sere, ma ce lo aspettavamo perché la gente ovviamente ha anche un po', tra virgolette, diciamo, paura ancora. Però poi piano piano la gente è ritornata alla festa nel bosco e quindi il bilancio è positivo. Sì, in questi giorni si sono susseguite un po' di notizie false riguardanti l'andamento dei contagi nel comune di Perito. Quello che posso dire da presidente della Proloco è che tutto lo staff della festa nel bosco è stato sottoposto a tampone ogni 48 ore, quindi in questi 8 giorni forse un posto più controllato del bosco di Perito non c'era probabilmente, e questo ci rende orgogliosi perché abbiamo fatto sì che la sagra si sia svolta in totale sicurezza, sia per chi ha lavorato sia per chi è venuto a trovarci. Purtroppo, come spesso capita in queste situazioni, ma non solo a Perito, un po' dovunque, magari si ci ricama un po' sopra, però credo, ripeto, la situazione l'abbiamo affrontata in maniera ottimale, sia come Proloco, sia come amministrazione comunale, e infatti isolando i casi, e quindi alla fine diciamo, i contagiati sono rimasti in un cerchio circoscritto. E quindi è stato tutto posto sotto controllo. I ringraziamenti da fare sono tanti e spero di non dimenticare nessuno. Anzitutto i consiglieri dell'associazione Proloco che con coraggio hanno sposato il progetto di ripartire. Ringraziamento doveroso al sindaco Carlo Cirillo che più di ogni altro ci ha spronato ad andare avanti ed è stato entusiasta già dai primi giorni in cui avevamo proposto il ritorno della festa nel bosco. Un altro ringraziamento doveroso devo farlo al capogruppo di maggioranza Lucilla Baglivo per il sostegno ormai solito e poi ovviamente ringraziare la Polizia Municipale di Perito e del Comune di Campora, così come la Protezione Civile di Omignano e poi ovviamente tutto lo staff della Festa nel Bosco, dai ragazzi alle signore che preparano i cavatielli, alle signore della cucina, allo chef Giovanni Pinto. Tutti quanti, perché la festa nel bosco ovviamente non è realizzata da un singolo, ma sono tante tante persone che ci lavorano per mesi.